calcio d'angolo per la Juve Stabia. Ci saranno ancora 20 secondi da giocare. Juve Stabia che deve battere la maniera veloce, altrimenti il Rati andrà a fischiare la fine del primo tempo. 15 secondi, forse si batterà questo corner, sì, è così. E va sulla bandierina Raimondi, palla che spiove nella di rigore, cerca di arrivarci con una, poi lo mette in mezzo ancora, attenzione, con il gol! Inversione sulla di campo, ci vuole stare, devono stare calmi, tranquilli. 47esimo, Molinari porta in vantaggio la Juve Stabia, Bruno Giovanni. Mario, è grandissima la gioia in questo momento. Manca un tempo, 45 minuti, bisogna soffrire fino alla fine. Bisogna giocare così per 90 minuti. La gara perfetta, questa è la gara perfetta. Fischio che è nel primo tempo, la Juve Stabia in vantaggio con Moris Molinari al minuto 47, ha fatto una girata da attaccante puro, quello che ha mancato a Corona in tutti i playoff l'ha fatto Molinari, due gol in quattro partite, Juve Stabia in vantaggio, bisogna tenere la calma e giocare così fino alla fine. Mario, calma e sangue freddo, ci sono ancora 45 minuti, però questo accoronamento di un primo tempo esemplare da parte della Juve Stabia. Non abbiamo visto l'Atletico Roma di domenica scorsa, non abbiamo visto l'Atletico Roma di tutto il campionato, che è una signora squadra e oggi sta perdendo il primo tempo per 1-0. Abbiamo coronato un primo tempo alla grandissima, dobbiamo continuare così. Angeletti riparte l'Atletico Roma con l'ottimo colpo di testa di Molinari, poi Ciotola, tutto bene il pallone a centrocampo, Ciotola cerca di superare il Barone, Ciotola è fresco, palla per Tarantino, attenzione, due possono andare, uno contro due contro uno, ancora Tarantino, Tarantino, Tarantino si accentra, Tarantino, Tarantino, ancora Tarantino, palla per Colonna, Giorgio, gol! Incredibile, 2-0 per la Juve Stabia, Giorgio Corona segna 2-0, segna 2-0, siamo calmi però, segna 2-0 Giorgio Corona, quando siamo al 90esimo, 2-0, proprio lui, criticato Giorgio Corona, segna il 2-0, tutta la panchina in campo della Juve Stabia a esultare sotto la curva dei tifosi stabiesi. Quando siamo al 90esimo, Giorgio Corona segna il 2-0 sul grande assist di Tarantino, sul grande assist di Tarantino, esplode, esplosione allo stadio Menti. Giorgio Corona segna il 2-0, intanto continuiamo a fare cronaca con Matteo, attenzione, bisogna ancora giocare, mancano ancora 5 minuti al termine del match. La festa allo pomiglio dei tifosi stabiesi, giunti in massa la Juve Stabia dopo 60 anni e in Serie B la festa stabiese, gli applausi del pubblico romano, è finita, ha vinto la squadra migliore, ha vinto la squadra migliore la Juve Stabia in Serie B, Giovanni. Mamma mia Mario, incredibile, dopo 60 anni la Juve Stabia in B, è quell'uomo che adesso stanno trattando così, ma è l'uomo del miracolo, è Mister Braglia. Mister Braglia non ce la fa più, vuole tutti sotto la curva, incredibili questi ragazzi, si torna in vincita, io non c'è neanche tu, Mario, non ho più croce veramente, non so dopo le interviste come le faremo e che cosa ci combineranno giù, però io prima non te l'ho detto, ho portato il ricambio, ma non ci credevo.
Hai fatto benissimo, davvero, incredibile, l'ho portato perché ha portato bene l'anno scorso e per il secondo anno consecutivo la Juve Stabia vince il campionato, per la prima volta da 60 anni a questa parte la Juve Stabia è in Serie B, è in Serie B, in Serie che ha detto davvero, una gioia immensa che vi stiamo raccontando in diretta, una gioia incredibile che stanno festeggiando anche i 2000 giunti da Castellammare e tutti coloro che sono allo stadio Menti, tutti coloro che sono pronti ad accogliere questi grandiosi gladiatori, questi grandiosi campioni che hanno vinto la Coppa Italia, che hanno vinto i playoff, che hanno giocato una stagione fantastica, che hanno regalato un sogno a una città, il sogno si chiama Serie B e allora lo possiamo dire, dopo 60 anni la Juve è stata in Serie B, il cielo è gialloblu sopra il Flaminio, il cielo è gialloblu sopra il Flaminio, è Serie B, è Serie B, dopo 60 anni, davvero una gioia immensa, una gioia grandiosa con la Juve Stabia che torna in Serie B dopo 60 anni. E allora noi andiamo a raccontarvi le emozioni fino alla fine, fino a quando la voce ce lo consentirà, chiaramente lo credo con la stessa ringraziamento alla famiglia Mimmo De Rosa, Pino in studio, a tutti coloro che quest'anno, Romano Parricello, Antonio Parricello, Antonio Di Capo che è a casa, che saluto personalmente, davvero una giornata fantastica, una giornata che ci ha regalato una gioia immensa. Dopo 60 anni, la Juve Stabia è in Serie B, Bruno. 60 anni e 2 giorni, 17 giugno del 1951 e il 19 giugno 2011, la Juve Stabia ritorna in Serie B, 60 anni e 2 giorni, la Juve Stabia in Serie B, io non riesco a dire più nulla, io riesco solo a dire Serie B, Serie B, Serie B, una grande impresa. La Juve Stabia perfetta che non ti aspetti, anche se noi avevamo una grande fiducia, una Juve Stabia che non ti aspetti. Adesso c'è l'amarezza dei tifosi locali, ma la Juve Stabia ha strameritato questa Serie B perché è la squadra che nei playoff ha giocato meglio. Grande merito a questa squadra, a tutti, senza fare nome di nessuno, perché tutti hanno contribuito a questa grande impresa. Adesso la festa dei tifosi con i giocatori, è giusto così, a loro il merito di aver seguito, di aver sperato, di aver dato fiducia a questa squadra dall'inizio alla fine, e il merito va a loro, a questi giocatori, ad un grande Piero Braglia, che noi quando ha sostituito Ciotola con Mezzaviglia abbiamo storto il naso, ma invece ha avuto ancora di nuovo ragione lui, perché così ha segnato il 2-0 con Corona. Una grande Juve Stabia, la storia è stata scritta quest'oggi, la storia si chiama Serie B, Juve Stabia in Serie B.